Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgono nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti. E chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Egli disse loro: voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che fra gli uomini viene esaltato davanti a Dio è cosa abominevole. Parola del Signore. La ricchezza disonesta è quella che nel poco noi accumuliamo o ricerchiamo o serviamo o idolatriamo qui sulla terra. È disonesta perché tutto quello che è nel creato è di Dio. Quindi tutto quello che noi prendiamo per noi diventa un'appropriazione indebita di ciò che non è nostro. Che questo non sia nostro lo dice il fatto che non viviamo in eterno sulla terra, e quando passiamo nell'altra dimensione, attraverso la morte, non portiamo con noi nulla di tutto quello che abbiamo accumulato qui sulla terra. Eppure l'illusione di avere qualcosa o di essere qualcuno per l'accumulo del potere, perché ricchezza è il modo con cui si traduce la parola mammona, che è un dio del potere, del denaro, della disponibilità, della potenza, dell'autonomia, del potere sugli altri, del governo di sé e degli altri, senza Dio, è idolatria. E questo si aggancia con quello che è l'interiorità di ogni uomo dopo il peccato di origine, che è volontà di autonomia dalle cose di Dio, volontà di autonomia dalla sua volontà, volontà di esaltazione di sé e dell'ego. È l'io che diventa il Dio di me stesso. Quello che mi guida è la mia realizzazione, la mia soddisfazione, quello che io voglio fare in conflitto con tutti gli altri. E in conflitto con tutti gli altri vuol dire anche in conflitto con Dio. Tant'è vero che facciamo molta fatica ad accettare ciò che Dio dispone attraverso la sorte, gli eventi, la storia, la nostra storia personale. Quello che ci viene tolto per noi diventa una colpa degli altri, una colpa di Dio, un torto che viene fatto a noi. Abbiamo la mancanza del concetto, un tempo fondamentale, della restituzione a Dio di ciò che è suo. In fondo noi siamo stati oggetto di dono della nostra esistenza, della nostra vita, così con tutto quello che abbiamo e che siamo, per riconoscere in questo il Padre che ci ha dato tutto quanto. Questo processo di riconoscimento è un processo di realtà e di giustizia. E la restituzione non è semplicemente ti do quello che mi hai dato e siamo pari, come dice il figliolo che non è prodigo ma è fratello di quello prodigo. Non vuole condividere nulla col fratello, come dice quello che riceve il talento: ho avuto paura di te, te lo restituisco tale e quale, ma non voglio avere a che fare con te. Questo atteggiamento è proprio del peccato, e mentre invece la restituzione a Dio è la restituzione con i frutti. Allora la ricchezza, il bene, la vita stessa è l'opera che ci viene affidata da Dio per mettere in moto qualcosa che noi abbiamo ricevuto ma che dobbiamo responsabilmente sviluppare.
che è la capacità di amare come Dio ci ha amati. Vuol dire, i beni che io possiedo sono la mia scuola per imparare a essere come Dio, cioè a essere nella sua volontà, a fare il bene in modo gratuito. Si chiama il bell'amore, che è differente dall'amore egoista. Allora, servire la ricchezza vuol dire che la ricchezza diventa il mio fine, il mio scopo, e alla fine lo servo perché è il centro e la meta di tutto quanto. Quello che deve essere un mezzo, la vita sulla terra con tutti i beni, per diventare grandi nell'amore come Dio, diventa invece la mia finalità. E quindi finisce per imprigionarmi, e prigione ha poi molti significati. Mi imprigiona qui sulla terra durante la mia vita perché non guardo al cielo, e non guardando al cielo non so guardare gli altri mi servono, ma non li servo. E poi rimango prigioniero perché sarò gettato nel carcere finché non avrò restituito fino all'ultimo spicciolo. È un modo molto misterioso di definire il purgatorio, che vuol dire finché non avrai imparato attraverso la sofferenza, che è la purificazione del tuo attaccamento a queste cose, finché non avrai imparato ad amare e a rispettare Dio e gli altri, non uscirai di là finché non avrai pagato tutto. Avrai invece misericordia sulla terra per tutti i tuoi errori se avrai imparato a fare delle ricchezze l'occasione di amare. E non c'è amore più grande di questo che dare la propria vita, no? Per i fratelli. Amatevi come io vi ho amato. Questa è la scuola della terra, la scuola della vita. Ma la maggior parte della gente ha la ricchezza come idolatria e quindi non può entrare nel regno finché non scopre questa dimensione altra. Il riporto finale è questo: fatevi un tesoro nei cieli con la ricchezza disonesta, cioè c'è una possibilità. Se vi accorgete di questo, fate come ha fatto Zaccheo. Se ho frodato, no? Restituirò tutto, anche 4 volte di più, no? Ma voglio avere degli amici che mi accolgano, perché sto imparando con la ricchezza disonesta presa a Dio a fare qualcosa per gli altri e ad essere solidale con gli altri per essere anch'io accolto da loro con una restituzione non di soldi ma di amore. Questo è il passaggio che noi dobbiamo fare. Sia lodato Gesù Cristo.